noi siamo tuoi mogli. Mi dispiace a questo punto, come sempre, un vecchio maschilista, e ho almeno un brivido di invidia nei confronti delle donne, perché a differenza degli uomini, a una certa età, senza tanti artifici o pilloline, possono, diciamo, avvicinarsi a respiri più freschi, più giovani e più inebrianti, che magari li facciano illudere di vivere un presente che non è in realtà. Ma comunque va così il mondo, quindi il mondo cambia. Io francamente questo argomento lo esprimerei meglio con delle vignette che sono la mia naturale, diciamo, forma di espressione, perché si presta molto, ma dovendo parlare devo parlare anche un po' più seriamente di quanto potrei fare con la matita e con i tratti. Io sono dell'avviso che questa forma di rapporto tra uomo e donna, comunque tra due esseri, sia in relazione al cambiamento totale che c'è nella nostra società, almeno occidentale, perché qui si parla di occidente, io di altre cose, di altre culture non ne sono a conoscenza, che certe cose possono accadere secondo in relazione a particolari stati sociali delle donne in quei paesi, in quei altre culture, ne dubito. Nel nostro occidente si sta perdendo ormai da qualche decennio, grazie anche delle politiche suicide, secondo me, io esprimo esattamente quello che penso riguardo alla famiglia, riguardo ai rapporti tra uomo e donna, tra gli stessi sessi e tra i sessi opposti, come era una volta. Quindi questo è un fenomeno, non so dove porterà, e al di là della battuta, che può essere simpatica, perché certamente nulla togliendo la possibilità che un rapporto venga fondato sul sentimento quando termini anagrafici ne farebbero dubitare, essendo naturalmente l'attrazione della donna verso un uomo più maturo, ma per motivi generici, perché la natura ha voluto che l'uomo fosse più forte per garantire alla femmina la sopravvivenza anche della prole. Quindi era per questo che una volta, se non ricordo male, c'era una differenza di età anche notevole tra la donna moglie e il marito uomo. E era questo il fatto. Poi le cose sono ribaltate, forse ora che ricordo, se non sbaglio, che addirittura la regina Vittoria, che non appartiene alla nostra cultura ma a quella anglosassone, una volta si parlava di Cicisbè, perché anche in Francia eccetera c'erano i giovani presso la corte che avevano trovato la maniera per campare senza lavorare, e quindi offrivano i loro favori ricevendo una vita agiata alle loro protettrici all'interno delle grandi corti. Poi si parlò, quando ero giovane io, anche lì con una punta di figlia, di playboy che poi dettero anche origine a quella famosa rivista della quale siamo stati più o meno tutti lettori, anche di lei abbastanza interessanti. Questo, io volevo scrivere le cose in maniera pure più però voglio dire, il playboy era una figura simpatica di un uomo che piaceva anche agli uomini in un certo senso, perché si identificavano o speravano un giorno di poter diventare come questi belli uomini colti, non solo di presenza ma anche proprio di sostanza da tutti i punti di vista, i quali erano ambiti dalle migliori donne della Jet Society, le miliardari, le figlie di miliardari, le grandi attrici eccetera. E ora si è passato sempre in inglese, per carità, e non è che voglio ritornare come i giusti tempi all'uso dell'italiano, ma questo termine toy boy qui fa ridere, già proprio il termine toy boy, giocattolo, e giocattolo è una cosa che poi se si rompe lo butti via,
oppure lo metti dentro, dentro una cassetta e te lo dimentichi. Quindi è squalificante quello che potrebbe essere umanamente un bel, una bella cosa, perché chi l'ha detto che le cose devono essere solo una maniera? Ma un bel rapporto tra una donna di età con un giovane ci possono essere sicuramente degli amori profondissimi, perché ci sono, io ne conosco alcune donne molto anziane, ma con un fascino, con una capacità di esprimere sentimenti, parole, profondità di vita e di esperienze, che annullano le loro rughe, annullano i loro acciacchi e sono meravigliose. Ora determinare questo termine tra i poi mi sembra assolutamente riduttivo, e però nello stesso tempo tragicamente una immagine di quello che è diventata la società del consumo a tutti i costi, e la persona diventa un oggetto sempre di più. Io spesso dico non siamo più cittadini, siamo consumatori, e questa cosa è un segno che trova e secondo me avvalora quanto penso. Ho fatto un discorso serio. Sì, sì.